Ciao a tutti, questo è Gran Turismo e questo in particolar modo è la gara FIA dei costruttori. Tempo fa scelsi di utilizzare l'Alfa Romeo, questo purtroppo è una scelta che non posso cambiare, quindi sono costretto ad utilizzare questi Alfa Romeo, che non sono particolarmente competitive, specialmente quando si parla di velocità di punta, hanno una velocità di punta tra le più basse dell'intero roster. D'altro canto però tengono un'ottima tenuta di strada e hanno anche un consumo di gomme abbastanza buono, quindi mantengono bene le gomme. Come potete vedere, questo è il mio primo giro di qualifica, che è andato abbastanza male, già sono sbattuto nel muro, ma come vedrete successivamente metto una ruota nell'erba, la macchina sbanda ed esco fuori pista nel mio primo tentativo lanciato. Si arriva poi al secondo tentativo lanciato, in cui nell'ultima curva prima del mio giro di qualifica vado largo e vado appunto nella ghiaia, cerco di levarmi dalla linea di gara, ma c'è una Porsche che si affianca sulla destra. Questa Porsche credo che mi voleva far passare, ma io nel dubbio ho detto ok, abortiamo anche questo tentativo. Mi rimane a questo punto un ultimo tentativo in cui tento di mettere a segno un qualsiasi tempo. C'erano già altre due persone che non avevano ancora segnato il tempo. Purtroppo anche questo giro non va benissimo, come potete vedere mi sono spalmato sul muro. Continuo comunque ad andare avanti pur di guadagnare quel paio di posizioni che mi saranno utili alla fine della gara. Quindi diciamo che queste qualifiche sono andate veramente, veramente male ed è stata fondamentalmente la fiera della mimmata. Continuo ad andare dritto, l'uscita della curva precedente non era molto buona, mi raggiunge addirittura una BMW che mi sorpassa durante il mio giro lanciato, l'unico diciamo quasi buono giro lanciato. Fortunatamente non ha avuto grandissime conseguenze, se evitiamo l'ultima curva che in cui quasi lo tampono. È un peccato perché me ne esco con un 2.19 qualcosa, che è praticamente un giro veramente, veramente pezzente. Se appunto notiamo il fatto che io nelle prove andavo sui 2.14 basso, mi pare addirittura 2.14.0, che mi avrebbe mandato in pole position, però diciamo, mettiamo caso pure che fossi stato mezzo secondo più lento, sarebbe stato bene. Ed è un peccato perché avrei potuto essere, non dico in pole position, ma tra le prime posizioni, perché se vedete il tempo della prima posizione sarà sugli 1.14.5, che era un tempo raggiungibile, comunque dato il fatto che avevo fatto 1.14.0 nelle prove, insomma. Magari non ero in pole position, non sarei stato in pole position, ma almeno sarei stato terzo, quarto. Proprio prendo la larga. Invece sono terz'ultimo, quindicesima posizione per me, dietro a due persone che non hanno segnato il tempo, quindi proprio una qualifica da dimenticare. La mia tattica, durante la corsa era questa: mettere le gomme dure invece delle gomme medie e cercare di fare, l'intera gara senza pit stop, quindi cercando di, sorpassare le persone che invece optavano per le gomme un po' più morbide, gomme medie, e andavano a fare il pit stop, cercare non tanto di essere veloce, ma di essere costante nei miei tempi. E cercare appunto di approfittare di qualsiasi errore degli avversari, cosa che a Bathurst è, diciamo, molto 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 probabile. Questa è stata una partenza abbastanza tranquilla per gli standard di Bathurst. È anche vero che c'era abbastanza distanza tra me e le auto davanti e anche le auto dietro. Però comunque è anche molto semplice qua in questo circuito dove, soprattutto nel primo settore qua della montagna, non ci sono vie di fuga. Quindi è molto semplice essere coinvolti in incidenti di cui non si faceva parte all'inizio. Magari uno sbanda e tu lo prendi in pieno prima che si gosta. Però comunque, in ogni caso, riesco a tenere testa alla Mitsubishi, mentre dietro c'è un po' di bagarre, come potete vedere, si scambiano un po' di posizioni, c'è un po' di battaglia, e questo permette anche di distanziare le due persone che mi partivano dietro, rispetto a me, e anche tenere abbastanza, contatto con la Mitsubishi che mi sta di fronte. Passiamo invece alla fine del primo giro, dove la Mitsubishi fa un errore in uscita dall'ultima curva, sbanda e io da lì mi butto verso l'esterno e appunto
lo sorpasso all'esterno. Gli do abbastanza spazio in modo tale che non mi fiocini durante la curva e riesco ad ottenere la 14ª posizione. Continuiamo la nostra gara con il secondo giro, dove appunto tento di accorciare le distanze con i piloti che mi stanno di fronte. A un certo punto compaiono le bandiere gialle per via di questo incidente con la BMW che sbanda un po' sul muro e viene praticamente obliterato dalla macchina, dalla Mitsubishi che gli sta dietro, e appunto sbanda, fa un testacoda. Fortunatamente ghosta in modo tale che posso passargli attraverso e guadagno un'ulteriore posizione. C'è anche da dire che c'è una Nissan di fronte che ha preso anche una penalità che deve essere scontata sul rettilineo, quindi questo mi darà modo di poter tentare l'attacco anche alla posizione occupata da questa Nissan. Quindi vedo la Nissan che rallenta, viene sorpassata in rettilineo dalla Viper, vedo che si avvicina, prendo la scia, mi metto dietro e penso ora o mai più, quindi mi butto verso l'interno e tento la staccata, che effettivamente era un po' da troppo dietro, era un po' troppo ambiziosa. Infatti, tramite l'incrocio di traiettoria, la Nissan mi risorpassa. Come potete vedere, ero veramente dietro, però avevo pensato, ok, un'occasione del genere è difficile che ricapiti. Fortunatamente non sarà così. E qui passiamo al giro successivo, dove la Nissan e la Viper continuano a darseli santa ragione. Qui credo che la Viper abbia dei problemi di aderenza e delle gomme, quindi abbia le gomme veramente molto surate, perché soprattutto nella sezione della montagna si vede che ha dei problemi di grip molto pesante. Viene sorpassata appunto dalla Nissan. Comunque tutto questo battagliare rende più semplice il mio recupero verso queste altre due vetture. Qua invece vedo alla discesa della curva che la Viper rallenta di tantissimo, riesco ad affiancarmi, però sono costretto ad abortire il tentativo di sorpasso perché quello è veramente un posto in cui è molto semplice fare un incidente, quindi è meglio evitare di prendere penalità oppure di causare danni alla vettura, perché in queste gare comunque i danni sono attivi e hanno comunque grosse conseguenze con le performance della vettura. Fortunatamente c'è il sorpasso alla Viper alla prossima curva. Veramente un bel sorpasso. La Viper tenta di sorpassare all'interno la Nissan, ma non c'è veramente spazio, quindi io ne approfitto, mi butto verso l'esterno e riesco sia a dargli spazio sia appunto a sorpassarlo grazie a una veramente una bella manovra che riesco a fare. Lì non è veramente molto difficile sorpassare verso l'esterno in questa maniera. Mi lancio quindi all'inseguimento della Nissan blu che mi sta di fronte. Passiamo alla fine del giro dove, grazie a un'ottima uscita di curva dalla montagna, riesco a tenere la scia e a mettere pressione alla Nissan che alla fine commette un errore, arriva lungo alla curva e io ne approfitto. Contestualmente iniziano ad entrare altre vetture ai box. Questo mi permetterà in questo giro in particolar modo di ottenere due o tre posizioni, perché mi pare che alla fine del rettilineo, del secondo rettilineo, sarò nono. Adesso compare che sono sesto, però ci sono altre vetture che stanno per uscire dai box. Infatti adesso ottavo. Adesso uscirà una BMW, credo, una BMW blu che si prenderà l'ottava posizione e penso che mi distanzierà perché comunque ha gomme nuove e più morbide. Ci sono altre persone al giro successivo che effettuano anche loro la sosta e box. Arrivo quindi in settima posizione e qui arriva il difficile perché appunto le persone che mi precedono avranno tutte gomme fresche e gomme più morbide. Riesco a tenere botta fino a che non arriva l'ultimo giro in cui vengo preceduto da una Volkswagen. Penso un po' troppo alla persona che mi sta dietro e quindi commetto l'ennesima mimata, mi spalmo sul muro e la Volkswagen ne approfitta per prendersi la settima posizione. Fortunatamente questa è l'unica posizione che perderò per via delle mie gomme un po' più surate e arriverò al traguardo in ottava posizione. Un'ottava posizione che è abbastanza soddisfacente per via dell'ottima gara, però è un po' un peccato perché con una qualifica meno pezzente sarei riuscito a tenere il passo almeno dei primi, perché avevo veramente un'ottima strategia e il passo, insomma, c'era.
rispetto alle altre persone. Quindi è stato un peccato, però comunque in toto è stata un'ottima gara. Spero che la gara vi sia piaciuta, quindi vi saluto e vi invito anche a controllare il resto dei video nel mio canale dove do consigli su come gareggiare online in GT Sport e anche in altri giochi di guida, e dove fondamentalmente metterò anche i riassunti delle gare nel caso in cui queste risultassero abbastanza divertenti come lo è stata questa qui.